È possibile investire nel mercato delle aste o nel mercato immobiliare in generale senza soldi, così come qualcuno a volte vuole far credere alla maggior parte delle persone? Vediamo all'interno di questo video esattamente come funziona e quali sono i passaggi importanti da dover capire se vi state approcciando per la prima volta al mercato immobiliare o degli investimenti. Vi ricordo di mettere un like, sotto questo video, di iscrivervi al canale in modo tale che possiate rimanere aggiornati sulle prossime uscite, sui prossimi video che posterò. E soprattutto condividete questo video perché potrebbe essere molto utile a tante altre persone che si stanno approcciando per la prima volta a questo mercato. Io sono Alessandro Perilli, sono autore, imprenditore, ormai dal 2010 mi occupo di aste, di stralci, quindi di aiutare le persone a risolvere il problema del debito sulla propria casa, sul proprio immobile e soprattutto aiuto anche le persone a fare degli investimenti nel mercato immobiliare e mobiliare grazie alle aste giudiziarie. Innanzitutto voglio subito chiarire che chi vi dice che si può fare un affare senza soldi nel mercato delle aste giudiziarie o nel mercato tradizionale è assolutamente una bufala. Dopo tutti questi anni non riesco ancora a capire come facciano alcuni formatori che ci sono anche sul web a dire queste cose. È chiaro che c'è qualcuno che la pensa come me all'interno di questo mondo, cioè che pur di non dare false aspettative a chi guarda per esempio dei video su YouTube, chiaramente non è possibile comprare immobili senza soldi. Soprattutto se volete partecipare alle aste, ma un concetto molto semplice perché per partecipare alle aste serve la cauzione. Certo, ci sono dei metodi chiaramente che ti permettono di fare degli investimenti immobiliari senza soldi, ma non di comprare immobili senza soldi. Facciamo un distinguo, sono due cose completamente diverse perché alcuni pseudo formatori o formatori più conosciuti chiaramente usano questa tecnica più che altro di marketing per attirare un po' di gente, soprattutto per attirare chi non ha esperienza all'interno dei propri corsi, dicendo che si può comprare, per esempio, case senza soldi. Non è assolutamente vero. Non è assolutamente vero perché quelle sono operazioni di transizione, cioè dove voi fate delle consulenze, quindi avete la possibilità di vendere degli immobili senza soldi. Ma se ci pensiamo bene, a quel punto anche l'agente immobiliare compra ogni mese immobili senza soldi. In realtà non è così, perché l'agente immobiliare prende un incarico e ha l'incarico di vendere quell'immobile. Ma chi si presenta all'agente immobiliare è comunque qualcuno con i soldi, quindi l'agente immobiliare non entra in possesso dell'immobile in maniera gratuita. Ci sono sempre dei soldi di qualcuno o soldi di terzi che vengono messi sul tavolo per fare l'operazione. Quindi non è assolutamente possibile andare da qualcuno, fare una trattativa, anche se siamo i migliori venditori al mondo, e avere un immobile gratis, assolutamente no, quindi diffidate da chi vi dice queste cose qua. A meno che non ci sia un'eredità che non viene sostanzialmente acquisita, viene rilasciata da parte di qualcuno un'eredità, quindi vi lasciano un immobile in eredità, a quel punto avete avuto un immobile gratis. Nella comunicazione molto spesso la colpa non è di chi lo dice, ma è di chi ascolta, che non presta bene attenzione a questi passaggi. È anche vero che la colpa è anche in parte di chi lo dice perché non è onesto al 100%. Quindi io ve lo dico chiaramente che non è così, e qualcuno assieme a me su web o comunque nella vita reale chiaramente appoggia questo mio modo di vedere le cose, perché non è un modo di vedere cose, è la realtà. Provate a fare l'operazione, vediamo se il cliente, il venditore vi dà un immobile senza soldi e vediamo se ci riuscite. Insomma, è davvero molto molto complicato. Quindi il mio suggerimento è quello di non rischiare. Se non avete i soldi, non potete assolutamente rischiare. In alcune situazioni dove possono essere dei corsi, dove possono essere addirittura alcuni libri, mi dicono addirittura di espormi per quelli che possono essere immobili da 80, 130 mila euro, 140 mila euro con una caparra di 5, 10 mila euro, e poi sperando di comprare quell'immobile in qualche modo facendo un'operazione senza soldi. È molto rischioso perché soprattutto per chi non ha le competenze, mettere sul piatto una cauzione da 5.000 euro, quindi un'offerta da fare a un acquirente di 5.000 euro e rischiare poi di non trovare
un terzo acquirente diventa molto pericoloso perché non solo perdete poi quella somma di denaro, ma in molti casi o in alcuni casi, soprattutto per chi non ha esperienza, è chiaro che quella somma poi va ripagata. Provate a pensare al mercato delle aste, al mercato delle aste, se non avete il 10% della cauzione non potete partecipare. Se volete comprare un immobile da 80.000 euro, non avete per esempio 8.000 euro da depositare attraverso un assegno circolare non trasferibile già al notaio prima di partecipare, non sarete ammessi alla gara, quindi già quei soldi dovete averli. Poi possono essere soldi di altri, ma è un altro discorso, ma non che potete partecipare senza soldi. E se vi aggiudicate l'immobile, dovete avere la rimanenza, dovete avere quindi i restanti 72.000 euro, ma i soldi ci devono essere. Se non ci sono i soldi, voi non vi aggiudicate l'immobile, sia nel mercato delle aste che in una trattativa nel mercato immobiliare. Anzi, soprattutto nelle aste, andate incontro a sanzioni penali, oltre che chiaramente altri aspetti correlati che non, assolutamente non vanno bene, perdita di cauzione, eccetera, eccetera. Chi fa i corsi di 2 giorni, i corsi di 3 giorni, i corsi di una settimana, non si diventa ricchi. Questa è la realtà, non si diventa ricchi in una settimana, piuttosto tantomeno in un weekend. Io però dal 2010 nelle aste, negli stralci, ho iniziato qualche anno dopo, ma è chiaro che io ancora oggi vedo nuove situazioni che in maniera naturale si creano perché ci sono delle nuove condizioni di mercato, ci sono delle nuove normative, le strategie cambiano anche a seconda dei tempi. Il saldo e stralcio è una cosa nata negli ultimi, non sicuramente negli ultimi 5 anni, un po' di più, ma non sicuramente non è nata negli ultimi 100 anni, negli ultimi 50 anni. Ok, quindi chi vi dice che diventate ricchi in una settimana non è assolutamente vero, perché per imparare c'è bisogno di anni, c'è bisogno di tante esperienze sul campo, oltre che formativa, chiaramente. Ma non vi aspettate di diventare o di fare soldi facili con investimenti immobiliari, così come avviene per esempio nel trading azionario, piuttosto che in altre realtà di investimento con le aziende. Non è assolutamente possibile. Provate a pensare a se avviate un'attività commerciale. Generalmente, mediamente, un'attività commerciale in Italia fallisce entro i 5 anni. Perché fallisce entro i 5 anni? Perché non si riesce a supportare la mole economica di uscita rispetto a quella di entrata. Quindi, che cosa significa? Che generalmente se un'attività supera i 5 anni, molto probabilmente è un'attività che avrà lunga vita. Proprio perché nei primi 5 anni si va solamente a recuperare quello che si sta investendo, di tempo, di materiale, di costi di amministrazione, di personale. Quindi provate a immaginare se nell'immobiliare voi in una settimana possiate guadagnare qualcosa. Non è solitamente così. È chiaro che chi ha la pazienza di imparare, di applicarsi, di formarsi e poi di andare sul campo a mettere in pratica ciò che impara, avrà dei risultati molto più veloci rispetto a chi invece fa un lavoro da dipendente nella vita. Soprattutto chi vuole raggiungere la libertà finanziaria, il mercato immobiliare è uno di quei 3-4 pilastri a livello economico, proprio di libertà finanziaria, che ti permettono di arrivare più velocemente al tuo obiettivo. Ma c'è bisogno di tempo. È un frutto che deve maturare e chi vi promette guadagni facili, io presterei molta attenzione alle parole e soprattutto a frequentare questa tipologia di persone. È chiaro che uno dei primi passi che dovete fare se volete imparare a investire, per esempio, nelle aste, aiutare le persone a cancellare il debito, quindi imparare a investire negli immobili o eventualmente anche nel mercato tradizionale, oltre che alle aste, uno dei primi passi che dovete fare sicuramente è quella della formazione, la teoria. E c'è chi dice che con la formazione i guru ci guadagnano, certo ci guadagnano sulle persone che non applicano successivamente, però bisogna prestare molta attenzione a chi ti dice che guadagni facilmente, a chi ti dice che guadagnerai, ma non subito, ma nel tempo, e quando guadagnerai, recupererai tutto il tempo che hai investito. Quindi uno dei primi passi che dovete fare è quello di investire su voi stessi, investire nella testa. Quindi leggere blog è molto utile, guardare video su YouTube, ci sono diversi video che vi possono aiutare ad avere già un'infarinatura in questo mercato. Non è tutto perché non potete basarvi solo sui video, non potete basarvi solo sui blog, oppure potete leggere dei libri, ma non potete basarvi solo sui libri. Cioè non è che non servono, servono, anzi sono il primo approccio che voi dovete fare. Perché se iniziate a innescare nella vostra testa
dei meccanismi che poi vi portano a fare delle azioni successive, siete già un passo avanti rispetto al 99% delle persone. Quindi questi sono i primi passaggi che dovete fare. Quindi puoi fare anche dei corsi online, eventualmente, o corsi dal vivo, diffidando da chi vi promette guadagni facili però. Per esempio, uno dei modi migliori per poter iniziare, dopo che avete iniziato a formarvi, quindi a leggere, a studiare, a frequentare alcuni corsi, è quello di cercare nella vostra zona, per esempio, degli investitori. Un investitore immobiliare, quindi chi fa già questo di mestiere, vi potrà aiutare sicuramente nell'apprendere. E dovete, il mio suggerimento è quello di lavorare gratis. Lavorare gratis in che senso? Dovete essere utili all'imprenditore o all'investitore in questo caso, cioè con le segnalazioni. Per esempio, a noi arrivano dai nostri studenti, ma anche da persone che non sono nostri studenti, delle segnalazioni. A me arrivano queste segnalazioni e chiaramente quando la segnalazione è valida si procede e chiaramente venire sul campo è un'ottima scuola di formazione, pur lavorando gratis, perché quella formazione non ha prezzo, ha un ROI che è infinito se pensiamo alla qualità e soprattutto a quello che si impara durante il percorso di quella determinata pratica o più pratiche che si portano avanti. Quindi bisogna aiutare l'investitore a essere pronti a mettersi a disposizione, facendo chiaramente dei compiti, dei ruoli che l'investitore casomai ormai ha già fatto e eventualmente vuole delegarti. Ti occuperai di fare le segnalazioni, quindi potrai fare, tra virgolette, volgarmente, come viene chiamato da alcuni guru, il cane da caccia, cioè trovare quelle informazioni e segnalarle, perché grazie a quella segnalazione l'imprenditore o l'investitore ti può prendere in considerazione e se ti prende in considerazione, prenderà in considerazione chiaramente l'operazione e a quel punto tu potrai imparare alcune o tutte le fasi che porteranno avanti l'investimento intero. Una delle risposte che qualcuno potrebbe dare è: ma come, devo lavorare gratis, io faccio solo un favore? Attenzione, lavorare gratis è solo momentaneo. Momentaneo può voler dire qualche mese, può voler dire un anno, ma chiaramente questo lavorare non è un licenziarsi dalla propria attività principale, ma è dedicare quell'oretta al giorno, quelle due ore settimanali nel individuare le situazioni, nel svolgere quei determinati compiti che l'investitore o l'imprenditore ti delega, ti dà come mansioni, e dedicando due ore a settimana voi imparate sostanzialmente sul campo. Ed è un ottimo guadagno, perché piuttosto che investire in formazione in, per esempio, 10 anni, 20, 30, 40 mila euro, potete farlo in un anno o due anni e potete imparare sul campo. Chiaramente tutto dipende dalla vostra concentrazione e dalla vostra voglia di crescita, di volontà di crescere, di volontà di guadagnare, di raggiungere quella famosa libertà finanziaria. Poi, una volta che arriverà il momento che avrai imparato, avrai consolidato le conoscenze, avrai visto i meccanismi quali sono, è chiaro che potrai diventare tu un investitore, tra virgolette, perché puoi ancora muoverti senza i tuoi soldi in questa fase, in questa terza fase, diciamo, successiva, ma operare con soldi di altri, quindi trovare quelle operazioni, impacchettarle, prepararle per un potenziale acquirente, che non è detto sia un investitore, può essere anche un acquirente normale da un mercato tradizionale che cerca ciò che tu stai proponendo, e fare transazioni senza soldi, ma non comprare l'immobile senza soldi, come vi dicevo all'inizio del video. In quel caso potete fare delle operazioni anche a zero, dove guadagnate il 100% su quello che è il vostro lavoro, quindi dove, in operazioni dove con zero potete guadagnare anche 5, 10, 15, 20 mila euro. Questo è assolutamente possibile, ma non senza soldi, non sarà con i vostri soldi, ma sarà con soldi altri. Oppure potete fare una cosa molto semplice: visto che avete imparato dopo queste prime fasi, quindi di studio, di pratica, eccetera, eccetera, potete mettere a disposizione le vostre competenze e fare dividere con un investitore quelli che sono gli utili di un'operazione. Quindi sostanzialmente gli altri metteranno i soldi e tu metterai le competenze. E con un 50-50 vedrai che i tuoi guadagni inizieranno a crescere in queste operazioni, fino a quando non arriverà il momento in cui sarai tu l'investitore, in una quarta fase, che può voler dire anche anni, non c'è un limite, dipende dalla vostra ambizione, dalla velocità. E quando diventerete voi imprenditori e investitori, a quel punto ricomincerà il processo dove voi darete delega a chi
all'inizio e all'inizio del percorso, così come avete fatto voi. Quindi se avete per esempio delle segnalazioni da farci su immobili che hanno per esempio dei pignoramenti, immobili che stanno per ricevere un pignoramento, oppure avete delle segnalazioni di clienti che hanno un determinato budget, che vogliono comprare, hanno individuato un immobile e avete bisogno di un supporto per imparare a capire come funzionano alcuni meccanismi, pur non guadagnando nulla all'inizio, potete segnalarceli per esempio inviandoci una mail. astegiudiziaristratici@gmail.com, potete segnalarmi così come fanno altre persone. Se avete delle domande in merito a tutto ciò e soprattutto se il video vi è piaciuto e se apprezzate il fatto che vi dica in maniera più cruda rispetto a quello che gli altri purtroppo non vogliono dire alla maggior parte delle persone che si affacciano a questo mercato, lasciatemi un commento, mettetemi un like e condividete questo video, perché può essere davvero molto importante a chi crede di poter guadagnare velocemente, soprattutto senza soldi, all'interno di questo mercato, pur seguendo pseudo guru o formatore a livello nazionale o internazionale. Internazionale peggio ancora, perché le leggi non sono uguali dappertutto, quindi non si può fare di tutta un'erba un fascio. Iscrivetevi alla lista di attesa, al link che vi inserisco qui sotto, perché è una lista di attesa che vi permette di partecipare a un corso gratuito online sulle aste per imparare a trasformare le aste in business, aiutando le persone, quindi in maniera etica. Questo corso non è aperto H24, 7 giorni su 7, ma entrerete in una lista di attesa e quando il corso sarà disponibile, da qui a X tempo, perché apriamo le porte mediamente ogni 4-6 mesi, appena è disponibile il corso ci sarà l'apertura delle porte, riceverete una comunicazione e siccome siete in lista di attesa avrete la priorità per poter accedere. Quindi ci vediamo all'interno, ciao!